Se io le chiedo che cos'è il turismo congressuale in particolare, lei che mi risponde? Allora, io le rispondo che il turismo è una cosa e il congressuale è un'altra, vanno insieme a braccetto, sono paralleli e si intersecano. Beh, il turismo è una delle voci più importanti della nostra industria e la Mitine diventi industria altrettanto. E in questo l'Italia è un paese birichino perché noi potremmo vivere di turismo e di industria congressuale. Peccato che dal punto di vista della gestione non siamo così bravi come altri paesi, soprattutto a mappare le varie voci e a capire e comprendere quanto questi due settori, il settore turistico e il settore dell'industria congressuale degli eventi, incidano sul prodotto interno lordo del paese. Ma siamo a buon punto perché con la nostra associazione MPI Meeting Professionals International abbiamo degli strumenti e delle metodologie internazionali che speriamo di applicare quanto prima nel nostro paese. Un po' di respiro fa bene. Perché Salerno, oppure lei che idea si è fatta della nostra città e di quello che la contorna, ovviamente tra le due costiere? Voglio dire, qualcosa di buono. Innanzitutto è una città splendida ed è una città che si è aggiudicato questa convention perché è una città che dalla sua storia ai giorni nostri ha sempre vissuto di innovazione e internazionalità. Salerno ha una vocazione speciale per una serie di motivi. Noi tra l'altro l'abbiamo anche citata in una delle nostre passate edizioni della nostra convention internazionale. La scelta di Salerno cade appunto per questo motivo, cioè MPI Italia e MPI International vivono all'interno di una community internazionale. E Salerno, tra l'altro, so e mi dicono che è molto legata anche a una comunità argentina, è vero, molto, molto interessante. E, è una destinazione, diciamo, erano i leitmotiv della nostra convention, no? Quella di guardare avanti, come il titolo dice, looking forward meet the change in a global world. E Salerno ha risposto pienamente a tutte queste diciamo input e lo dimostreremo attraverso queste tre giornate nazionali e internazionali. La voglio stuzzicare, la ringrazio e la saluto. Dove trascorrerebbe le vacanze? In Italia o all'estero? Allora, io trascorro le vacanze sia in Italia che all'estero, le trascorrerei nei momenti anche di punta volentieri all'Italia, l'unica nota dolente. L'Italia è il paese più bello del mondo, ma è anche tra i più cari ultimamente. E quindi io suggerisco di venire in Italia, ma suggerisco anche agli organizzatori di rivedere qualche cosina. L'Italia merita veramente. E poi è bello girare, cioè nel senso che è bello, e questo, ecco, un messaggio importante. Noi come in questo modo, cioè creare delle situazioni di incoming e outgoing in modo tale che ci sia questo flusso, questo scambio di turismo e di organizzazione di eventi e congressi fra l'Italia e l'estero, fra l'Italia e l'Europa, fra l'Italia e gli altri continenti. Questo è il messaggio, per cui non è necessario fare una scelta estrema, ma anzi connettersi e creare dei flussi in entrata e in uscita. Ma noi non ci vogliamo fermare, Salerno, il territorio salernitano, la realtà salernitana non si vogliono fermare. Come? Beh, in questo caso diventiamo catalizzatrici e catalizzatori di eventi, ricevendo qui questo congresso internazionale di MPI, ci proponiamo al mondo intero per catalizzare eventi, per catalizzare presenze, per catalizzare turismo, per catalizzare economia. Ultimamente c'è stata, non dico la protesta di chi ha stabilimenti balneari, di chi possiede stabilimenti balneari, ma ci sono ovviamente tante difficoltà. Come potete voi andare incontro a queste persone? Come può un attimino il turismo salernitano rivitalizzarsi, soprattutto quello cittadino? Io credo con lo sforzo e la collaborazione di tutti, immaginando che bisogna riscrivere probabilmente le regole, immaginando che bisogna semplificare,
credo che ci siano all'interno, soprattutto per i nostri balneari, una serie di meandri normativi che a volte non sono ben chiari e non sono tra l'altro interpretati alla stessa maniera da tutte le autorità di controllo. Io credo che anche qui noi ce la faremo, ce la facciamo sempre, perché non molliamo, perché non lasciamo niente di intentato. Come Camera di Commercio noi siamo vicini a tutte le imprese, poi il mondo associativo, il mondo che tutela, il mondo che è quello della rappresentanza. Ieri sentivo una frase molto bella, che se il sistema delle rappresentanze esiste è grazie a questo sistema che probabilmente invece dei forconi oggi c'è una protesta, come dire, civile, una protesta che è collaborativa. Allora io credo che con l'aiuto di tutti si possa e si debba abbattere certe barriere. Noi tra l'altro abbiamo bisogno di questo nostro turismo balneare, e non solo, dico io, e qui evidentemente gli operatori devono fare uno sforzo in più per destagionalizzare, per proporsi ancora di più nel tempo e, ecco, catalizzando eventi su questo territorio, tutti potranno evidentemente trovarne beneficio, ma soprattutto tutti dovranno collaborare per far trovare una città, una provincia sempre vivibile, sempre come dire, presente per chi viene a visitarci. E allora, chiosa finale telegrafica proprio sulla ricetta turismo, qual è l'ingrediente che manca ancora? Le infrastrutture. Per fare turismo ci vogliono le strade, per far turismo ci vuole mobilità, per far turismo ci vuole l'infrastruttura aeroporto probabilmente, per far turismo ci vuole l'attrazione del turista sempre più oggi in termini di ottimizzazione di tempi, e quindi ci dobbiamo proporre in una provincia che abbiamo 200, dove abbiamo 200 km di costa, 250 km di estensione territoriale. Dobbiamo migliorare sul livello delle infrastrutture. B&B, numeri, non di presenze, ma numeri proprio di B&B, a che punto siamo, come siamo arrivati? Io vedo praticamente che c'è una richiesta incredibile, anche il sottoscritto su internet cerca tante cose, dalle case, vacanze e B&B, praticamente Salerno è strapiena, una bella soddisfazione credo. Ma una bella soddisfazione, perché significa che la scommessa che abbiamo lanciato qualche anno fa, che l'amministrazione De Luca ha lanciato qualche anno fa, comincia a dare i risultati più rilevanti dal punto di vista della ricaduta anche economica, perché questo significa aver creato le condizioni per uno sviluppo incredibile. Abbiamo un 85 circa stamattina ad oggi B&B già accreditati che hanno completato il loro, nella città di Salerno, il loro percorso procedurale, ma ce ne sono tantissime centinaia che hanno fatto altre richieste, quindi siamo sicuramente di fatto oltre 100 B&B nella nostra città, e questo a dimostrazione che non solo stiamo recuperando anche il gap di posti letto che la nostra città offriva, ma soprattutto stiamo dando un po' di economia, di speranza e di fiducia alle famiglie, perché come sapete il B&B è quell'attività che serve in qualche modo a completare l'economia familiare, visto che si apre un B&B laddove si ha la residenza e laddove si vive. Per cui credo che davvero possiamo ritenerci soddisfatti per il percorso che stiamo facendo, che sta convincendo non soltanto i turisti che vengono in maniera sempre più numerosa, ma anche i nostri concittadini che stanno investendo e seguendoci in questa sfida di turistica. Ultima, sbirciando nelle prenotazioni da amici praticamente, ho notato che arrivano dall'estero, ma tantissima, anche dall'Australia, molti dall'Australia, vuol dire che questa città allora non è dimenticata, attrae sempre di più, perché altrimenti non arriva un australiano, ovviamente vede anche le altre bellezze, però il punto, il fulcro è Salerno. Ma il segmento del turismo straniero è in crescita, noi lo diciamo da tempo, e non a caso oggi si comincia a vedere. Ovviamente l'effetto davvero molto positivo che ci viene dalle navi da crociera è sicuramente positivo, perché venire a Salerno, vederla per la tappa di una nave Royal Caribbean, MSC, Costa Crociere, significa soprattutto vedere le nostre bellezze, i nostri attrattori, e magari invitare a ritornare. La migliore pubblicità è vedere un luogo e poi parlarne. In questo caso siamo davvero molto fortunati. Da questo punto di vista dobbiamo dire che quindi il turismo straniero è in crescita, è un segmento sul quale stiamo investendo, e ovviamente anche il congressuale, le scelte che l'amministrazione ha fatto di puntare sul congressuale, di partecipare a degli incontri importanti internazionali che attirano appunto eventi, società di organizzazione nella nostra città, è sicuramente positivo e serve ad aumentare l'appeal di Salerno in tutto il mondo. Avverso
il bando di cessione della Centrale del Latte, perché riteniamo che abbia reso le prerogative dei consiglieri comunali, il bando sarebbe dovuto ritornare in consiglio comunale e oltretutto ha disatteso la delega che noi avevamo conferito alla Giunta, nella misura in cui non tutela i lavoratori, nella misura in cui non dà garanzie e certezze che il know-how resti in città, perché non viene richiesto nessun piano industriale alle società partecipanti, e oltretutto il prezzo posto a base d'asta a nostro avviso è un prezzo non veritiero, la centrale è stata sottostimata anche in virtù di alcuni eventi che si sono verificati, in primis la redazione di un PUA che consente la edificazione nell'area interna alla centrale anche di residenze, ma anche un finanziamento che è stato elargito alla centrale di circa 2,4 milioni per un progetto industriale che si chiama Salus per Lactem e che certamente non può non aver inciso sul valore del bene stesso. Quindi noi presenteremo anche un esposto alla Corte dei Conti a tutela dei salernitani, a tutela della città. I lavoratori sicuramente vedono venir meno tutte le forme di garanzia e di tutela, perché il nuovo bando, che ripeto non è passato nuovamente in Consiglio Comunale, prevede una garanzia solo per 3 anni e quindi assolutamente limitata. Ma chi ci rimette sono i cittadini salernitani, sia perché perdono il marchio del latte, il nostro, si riferisce appunto a questo, e sia per un altro motivo, che è stata fatta la vendita nel peggiore dei modi possibili. Cioè, se uno voleva vendere per fare cassa, almeno lo avrebbe potuto fare facendo veramente cassa. Invece è stato preso a base d'asta un valore in un determinato momento con una società la quale ha specificato: guardate, questo non è una valutazione attendibile, per essere attendibile bisogna fare ulteriori analisi. È stato preso questo valore, diciamo, non attendibile, e dopo questo evento, questo valore di 12 milioni e 7 preso a base d'asta, la centrale è stata aggiudicata a 12.701.000, quindi con 1.000 euro solo in più, non ha tenuto conto del fatto che dopo la stima sono arrivati un finanziamento di 2.400.000 euro, è stato approvato un PUA, quindi con un incremento di valore della centrale del latte di cui non si è assolutamente tenendo conto. E per questo, come diceva il collega, faremo esposto alla Corte dei Conti per tutelare le casse erariali e quindi per tutelare i cittadini salernitani. Nome e cognome? Raffaele.